Eccoci e bentornati sul mio canale. Oggi finalmente è disponibile il DLC2 Continuum e siamo sulla nuova mappa Zombies Shaolin Shuffle, mischia Shaolin. Allora, eccoci qui a New York nella Grande Mela e vediamo un po' che cosa ci aspetta. Allora, vediamo un po'. Già siamo con il nuovo personaggio qui per comprare la pistola. Carissimo EJ, Ci dovrebbe stare da qualche questo robot è parte fatto pure apposta poi per te. il Un look questo sofisticato, stile lo da mettiamo vendere. E subito. ovviamente, Così ci rianimiamo, eccolo qua, il Banshee. Ah, il Banshee già sta il primo. Ci aspetta una serata indimenticabile, Guarda, guardate ragazzo. già com'è cambiato le mosse, perché si chiama diversamente la mappa, o meglio è pure nuova per il fatto. Oh, qua già si può attivare il generatore, vedi? Qua ci sta già qualcosa di diverso e questo è incentrato principalmente sulle nuove tattiche corpo a corpo, quindi vedremo molte più cose, molte più azioni frenetiche e mosse tipo da combattimento puro. Shaolin. Allora, vediamo un po' dove si può passare. Ah, qui serve energia, però noi abbiamo già attivato un generatore. Vediamo un po' qua. Poi serve per usare la cabina di fuoco. Oh, cacchio! Stavo cercando di capire un attimo. Oh, qui via! Che cavolo! State indiavolati, eh? E vattene! Ammazza come so arrabbiati. So che non Come, funziona mai, dove ma sta il Banshee? perché non Qua. sprendiamo le finestre? Sì, Posso ce ne offrirti mettiamo. da bere? Questo 10 armi. Bomba. 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 Ok, già così è meglio. Allora, vediamo un po' altri punti dove si può andare. Più che altro quell'energia che abbiamo attivato prima, che cosa serviva? Che punto? Allora, qui si è aperto. Qui si può acquistare per 1000, però ancora non ce l'abbiamo. Qui niente è chiuso, quindi conviene provare questa. E questa invece è chiusa. Il bagno degli uomini è praticamente chiuso. Qua c'è per depositare 1000. Dove stanno tipo tutti gli zombie? Eccoli qua. Boom. Ok. Stiamo a 800. Così direi di provare subito un'altra stanza, perché vorrei farmelo un po' qualche mondo, qualche pezzetto di mappa prima di andare al lavoro, perché oggi me la vorrei proprio devastare sta mappa. Ma il fatto che oggi si torna al lavoro dopo Pasqua e Pasquetta, purtroppo. E via. Sta. Oh, guarda come escono. Boom, boom. Ma questo è rimasto senza capoccia. Questo ci rimane qua sotto. Ho una ricaricatina. Adesso posso aprire, ok. Prossima fermata, Pure, la andiamo, della andiamo a città. vedere c'è sta sopra. Oh, ecco qua già. Comunque questa come ambientazione non mi dispiace per niente. Oh, ecco quella che si vedeva. Ciao bellezza. Non pensavo che in giro ci fossero tipe ancora in vita. Io sono AJ e sto cercando di uscire da questo. Non so se mi spiego. Salve a te, giovane apprendista. Attendevo il tuo arrivo. Vuoi dirmi cosa desideri maggiormente? Te l'ho detto, voglio andarmene da qui. Tornare in quel cinema del cazzo sarebbe già qualcosa. La via che cerchi è dentro di te, ma sappi che sarà un viaggio molto pericoloso, più di quanto tu possa immaginare. Guarda nel tuo io interiore e capirai come muovere il primo passo. Mi dai qualche indizio per trovare la via che dici? Se ti senti pronto, sappi che le insidie che ti troveranno nel cammino metteranno alla prova la tua forza e testeranno le tue peggiori paure. Torna da me dopo aver dimostrato il tuo valore in battaglia. Nell'oscurità che avvolge il nemico, troverai la luce che ti porterà alla meta. Pensavo a far sentire un attimo. Che Oh, profumo hai! questa? La Mi fa impazzire! pistoletta qua Adesso ti 3000. voglio tutta per me! No, si vanno sopra. Figa questa!
La pistoletta del multiplayer poi sarebbe quella che spara chiodi. Scena 4. Mamma mia, da qua sopra è figo. Si potrebbe andare pure là. Comunque no, questo ha detto come ambientazioni l'Infinity World sta scegliendo cose veramente fighe. Poi nel senso può piacere come non può piacere questa modalità zombies rispetto a Black Ops 3, cioè più che altro sul fatto degli easter egg che sono completamente diversi rispetto a quelli che siamo abituati a fare su Black Ops 3. Però cioè bisogna dire che si sta veramente dando da fare, soprattutto sulla scelta dell'ambientazione, che sono molto divertenti, ragazzi. Pure Raven the Redwoods era veramente figo. Qua praticamente verremo attaccati sopra sto cacchio di pullman. Guardate quanti ce ne stanno. Guardate lì sopra tutto sto capellone. Bello di casa, tutti belli capelloni qui sulla grande mela. Benissimo. Sarebbe mettere il Banshee e per i momenti di difficoltà. Allora scendiamo un po', andiamo a vedere sopra che c'è sta. Black Cat. Poi disattivato, toccherebbe attivare la corrente. Andiamo un po' in scena 5, vediamo un po' qua che c'è. Allora qua c'è l'Erad. Cacchio, doppio! Abbiamo attivato pure già la carta che possiamo prendere. Volevo farmi un attimo un giretto così veloce che vede che cacchio è qua. Poi forse qualche easter egg, ragazzi. Guarda, guardi! No, che so! Che cacchio so! Mamma mia! Coi pattini! Sti matti! Coi pattini! Mamma mia, che delirio, ha preso 10 potenziamenti. Che spettacolo. Intanto noi ci siamo aumentati di livello. Ok, ci siamo fatti già qualche bel livello insieme, ragazzi. Purtroppo bisogna andarsene perché oggi si torna al lavoro e purtroppo non mi posso macinare bene la mappa. Ci tornerò a giocare oggi. Fatemi sapere quali sono le vostre prime impressioni qui sulla nuova mappa Zombies Shaolin Shuffle mischia Shaolin, disponibile oggi con il DLC 2 Continuum. E noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video. E ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.